Abbiamo qui nel martedì romano della Zanzara, ovviamente, un personaggio arcinoto ai nostri ascoltatori, è arrivato molto carico. Il sindaco di Roma, qual arcinoto? Il sindaco di Roma. Il capo dei criminali. Sì, cazzo, il capo. Massimiliano Minocci, detto il brasiliano. Applausi. Una tra le persone più ignoranti di Stato. Ti pare poco, essere ignorante è una caratteristica. Tu sei pure per mezzo ricchione, perciò io sono ricchione. Io sono ignorante e tu sei ricchione. Ma che modo di fare? Sono caratteristiche che uno già. Specifici. Specificità, salame con salame. Allora, abbiamo qui però. Ma come si fa a vivere nell'idiozia? Adesso speriamo che l'altra persona invece. Ecco, che io tutti stimo, soggetti come te. L'altra grande non è un soggetto. No, mica è un soggetto. Allora, intanto è un docente universitario. Autore televisivo. Sti cazzi, ci lo metti. Aspetta. Vi presento per la prima volta la Zanzara, un autore televisivo, professore universitario, nonché firma del Fatto Quotidiano. Luca Sommi, applausi. Buonasera. Per fortuna poco conosciuto dal vostro pubblico, a differenza del brasiliano. Poco conosciuto, adesso dopo questa performance bisognerà vedere. Vedremo. È venuto qui apposta per consegnare al dottor brasiliano un libro che c'ha la cartina dalla tassa del cesso prima di entrare in albergo. Guarda, fai la vedere la fascetta. Ma quella è la fascetta che stanno nelle tazze del cesso prima di essere adoperate. Cioè, quella è una tazza del cesso. Ma quel è un libro. Animale. Calma. Devi ricevere prima questo dono e vediamo, innanzitutto quale tu, dono? Caro Sommi, ti dichiari radical chic. Che vuol dire? Dire avere idee radicali e possibilmente eleganti. Anche perché il contrario è superficial cafone. Che non è il brasiliano, Però dico, il contrario di radical chic è superficial cafone. Uno che ha idee superficiali e poi cafonissime. Io voglio avere idee radicali. Quindi Parenzo, però tu indirettamente stai dicendo che io ho idee superficiali e cafone. Tu? Sì. Assolutamente sì. Vannacci anche. Tu credo. Sei un superficie e cafone molto intelligente di grande successo, ma devi esserne fiero. Cioè, tu stai dicendo che io sono superficiale e cafone. Sì. Bravo, tu una volta mi hai detto che querelli qualcuno se ti danno dell'intellettuale. Questa non preoccuparti perché non c'è rischio che te lo diano. Molto bene, e lo ripeto, se mi danno dell'intellettuale metto mano alla pistola come disse una volta. Guarda, lasciala in negozio la pistola che non servirà. No, tanto serve a casa la pistola, Giuseppe. E anche, ecco l'altro. L'altro si eccita solo la parola pistola. Io ci ho messo un balzottino, lo senti? Di qua, mezzo balzotto. Non sentire niente. È diventato. Allora, il regalo che devi fare al brasiliano in che cosa consiste, caro Sommi? È il mio libro per Baldini e Castoldi, Il cammin di nostra vita, Viaggio nella Divina Commedia. Okay. È una semplificazione della Divina Commedia. Sì. Brasile, cos'è la Divina Commedia? È un libro, amico mio, la Divina Commedia. Ma che libro è? Cosa per pulirci il culo quando va a cagare. Ah, il signor Dante Alighieri. Ma chi era? Era un poeta, amico mio. Bravo, vedi che sono stupido. Siamo sul 18, però. Vai, 18, 19. Dimmi una strofa, una cosissima. E fu siccome mobile, dato il quella Alighieri dato nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai a Torbella Monica alle 5 di mattina. È il sommo poeta. È il sommo poeta. Dante, non Dante, è il sommo poeta. È il povero Dante, ma è morto Dante, no? Beh, direi. Ma ce l'ha Romeo, si chiama Dante, no? Che sono parenti, no? 700 anni fa. Ah, ok, questo qua ce l'ha una piottata, eh? Il signor Dante. Che piottata c'è? Una piottata da anni, c'è stato. Dante Alighieri, salame! Non è nessuna piottata, idiota! Ma che giacca! Me vale un pinguino dei lunghi. Bagnoli di primo livello. I bagnoli, tu hai bagnoli. Boglioli, tu mamma, vedi come sei vestito. Me pare Arlecchino. Facciamo questa consegna. Devo leggere i versi. C'ha ragione, vai. Allora, tentiamo di fare la parafrasi. Devi tradurre il volgare del 1300. Ma parla come mangi, chiama. Senti qua. Ah, traduci 7:40 il comma. Traduci comma 7:40. Senti Brasile, traduci sta frase. Vai. Amor cal cor gentil ratto s'apprende. Amo che c'hai la cappella gentile, il cuore s'apprende. Nessuna cappella, niente cappella. Vai. Prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Prese costui sta cappella che mi venne tolta. Ora ha detto lui cappella. È una cosa molto più romantica. Ah, non più rotonda. Andiamo avanti. Okay. Amor che nulla amato amar perdona. Amor che nulla amato amor perdono. Poi, no, amor che nulla amato. Vuol dire amor. Provi ad arrivarci anche lei. Amor che nulla amato. Andiamo avanti. Mi prese del costui piacersi forte.
lo prese col suo piacere, quindi gli è piaciuto forte. Non gli ha preso. Poi, che come vedi ancora non mi abbandona. Che come vedi ancora non mi abbandona, mi si addrizza ancora il caso. Ma non parla di quello, invece. Amor condusse noi ad una morte. Amor condusse te ad una morte. Caina attende chi a vita ci spinge. Caino e Abele, che sono parenti del Paolo Paparenzo. Qui ci sei quasi arrivato, Caina. Caro brasiliano, le propongo di riproporre al prossimo esame la sua candidatura. Lei oggi è respinto. Io sono stato promosso da Davide. Grazie Luca. Allora ragazzi, è tornato il professor Sommi qui, eccoci qui, applausi. Allora, scusi un attimo, dottor Sommi. Sale il livello della trasmissione. Ma io faccio ascoltare un suo scontro che ha avuto sulla questione del gioielliere l'altra settimana a Dritto. Scusa. Allora, vai, gioielliere, anzi no, c'era là Rogero, era lì Rogero, Sommi versus Rogero, sì. Incredibile, vai. È andata molto bene, vuol dire che i rapinatori erano sprovveduti e fortunatamente avevano una pistola giocattolo. Se quei rapinatori fossero stati cinici come molti altri con la pistola, lei non sarebbe qui a raccontarlo. Per quello dico che se scappano lei chiami la polizia, non esca a sparare, altrimenti esautoriamo lo Stato dalla sua funzione fondamentale, che è quella di tutelarci nella nostra sicurezza. Ma certo, perle e porci, non dobbiamo essere sicuri, noi paghiamo le tasse. Io in quel momento dai razionalmente telefonare alla polizia, aspettare mezz'ora che arrivi. Ma stiamo scherzando. Senti. Non faccia ridere. Mia moglie dov'era? Dov'era mia moglie? Lei lo rifarebbe? Sì, subito. Ucciderebbe due persone. Subito. E il giudice? Non ucciderebbe. Andrei a cercare mia moglie. Ma se l'altro mi punta, io sparo. Lo sappia, io risparo. C'è un giudice che ha stabilito che la sua difesa era proporzionale all'offesa. Allora, il giudice stabilisce che un lavoratore che lavora una vita vale 14.000 euro. Lo stesso giudice stabilisce che un gioielliere ammazzato a Milano vale 50.000. E un giudice stabilisce che due rapinatori valgono 400.000 euro uno. Ma stiamo scherzando? Io le sto dicendo che sta ragionando sul piano dell'emotività e lì ha la mia solidarietà. Però lo Stato di diritto non ci si può far giustizia da soli. E io a 70 anni vado 17 anni in galera, ma non faccia ridere. Facciamo ridere, va? Allora io dico subito una cosa, sono dalla parte del gioielliere senza se e senza ma. Non avevo dubbi. Il gioielliere rappresenta l'Italia vera, ma non c'è la pena l'Italia di morte reale. Italia. Non quella c'è la pena che, di morte. Aspetta, quella che lavora, quella che si trova. Quella era una esecuzione. Era semplicemente una esecuzione. Il pericolo era finito, come ha ricordato giustamente Luca Sommi. Quello è uscito dal negozio, dalla cosa. Ma questo si sa, non è che ce lo devi dire tu. Li ha inseguiti. Quella si chiama esecuzione. Non è un'esecuzione. E tu avresti dovuto dire, il professor del debito, anziché dire grazie Sommi, passiamo da un'altra parte, non devi passare da un'altra parte del debito. Devi dire, caro gioielliere, invece li vellicate, li coccolate. No, li vellicate, siamo dalla parte loro. State lì, posso portarle un caffè? Fai loro male essere dalla parte loro in quel modo. Ti spiego perché. Il codice penale vieta di uccidere un'altra persona. Ascolta. Dimmi. Però consente di uccidere un'altra persona quando? Quando si è in un momento di urgenza per legittima difesa. Il giudice è l'unico che può stabilire se la difesa era legittima o no. E il processo lo decide. Perché se lo decidiamo ognuno di noi a casa nostra, arriviamo come in America, che è un far west, che ognuno ha la pistola, va in un supermercato e fa la strage di 20 persone. Lo Stato di diritto è che lo Stato ci deve difendere, e se lo Stato non ci difende, visto che stavano scappando, io avrei chiuso a chiave e chiamato la polizia al volo. Non riuscivo a freddarli, lo sai perché? Perché se lui va avanti con questa filosofia, con questi concetti, glielo confermano in secondo grado. Vabbè, e quello quando si becca 17 anni in secondo grado, voi dopo ve ne fregate, voi lo dimenticate, vallo a intervistare in radio. Certo, allora, domani molto probabilmente io lo faccio per il suo bene, per dire lei doveva riflettere, o al meglio dire oggi, a mente calda ho fatto una follia, oggi non lo rifarei, l'ho fatto perché ero agitato. Invece lui conferma ancora, mente calda, che lo rifarebbe. Lui conferma il per tribunale, un motivo ha detto che è un'esecuzione. Ma io quello che dice il tribunale me ne frego. Non è che il tribunale allora vale sempre. Lo stabilisce il brasiliano. Giustamente il tribunale ha preso le sue decisioni. Io mi metto nei panni di un signore che era spaventato, non sapeva dove fosse andata la moglie. Hai visto la
freddezza pensava di quando che è tornato. Fosse stata rapita. Manda le immagini se hai coraggio ora. Manda le immagini. Ma la freddezza, come fai a manda le immagini ora, manda le immagini. Manda le immagini, non hai coraggio di mandare le immagini. Falle vedere le cose. Giuseppe, l'emotività è quella cosa lì che dici tu, però lo stato di diritto non prevede l'emotività. L'Italia non è fondata sullo stato emotivo, è fondata sullo stato di diritto. Io posso dire qual è il mio stato ideale. Il mio stato ideale è quel gioielliere che esce dal suo dalla sua negozio dopo aver subito percosse la moglie e la figlia, prende questi quali, ammazza, lo stato ti mette una medaglia e dice bravo, arrivederci, grazie. Questo è il mio lo sai che se lui avesse sparato a loro, ai rapinatori, se lui avesse sparato ai rapinatori dentro la gioielleria non sarebbe stato condannato, perché c'era la legge. Non è vero, succede c'era l'urgenza, se questi, c'era l'urgenza. Tu sai che è stata condannata una persona, più persone sono state condannate che si voltavano mentre i ladri si sono voltati, questi hanno sparato e sono stati condannati lo stesso anche dentro i negozi. Io non voglio che passi il messaggio che uno si tiene una pistola nel cassetto e quando decide per motivi suoi e motivi soggettivi comincia a sparare di pancata, perché alla fine muoiono quelli che si vogliono difendere, muoie il gioielliere, quello, perché i rapinatori hanno la pistola e la sanno usare, responsabilità. Noi non la sappiamo. Questo l'ha saputo Giuseppe. Usare bene, secondo me. L'ha saputo usare chiaro, bene. Avevano la pistola giocattolo. Scusami, secondo te, allora mi hanno criticato in queste ore perché ieri da Porro ho ribadito un concetto molto semplice. Se il padre di Giulia Cecchettin, Gino Cecchettin, dice una stronzata, io ho il diritto di dire come la penso. Cioè, ha che secondo me è una stronzata. Cioè, perso, il fatto che dica non si può dire la mia donna, non dobbiamo più usare le parole detto, la mia donna, diciamo la mia fidanzata. Diciamo di più la parola ti amo alle nostre compagne. No, questa è una banalità. Questa è una banalità. Ci ha risvegliato nel rapporto tra con le nostre allora, fidanzate, tu sei contrario con le nostre al fatto, mogli. Sei d'accordo sul fatto che non si può più dire la mia donna? No, io dico una cosa, l'emotività non la puoi contemplare quando piace a te. A una persona che è successa quella ma cosa che lì, per me, no, per me può dire quello che vuole. No. Prima cosa, seconda cosa, noi viviamo in una società ancora tutta storta, dunque, dove la divisione, la divisione, la divisione è ancora maschio femmina che è la natura. Io voglio la divisione uomo donna che è la cultura. Ma possibile che in Italia ci sia un paese dove un uomo e una donna che hanno lo stesso lavoro di dirigente, ma la donna prende di meno, ma non c'entra un cazzo, è tutto il contorno e non la si mia fa. Donna si può dire o no secondo te, oppure è una barbarie dire la mia donna, una cosa di possesso, ma che può portare detto all'omicidio, una cosa diversa. Si può dire in modo intimo tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo, tu sei la mia donna, io sono il tuo uomo, ma in modo intimo non si come si definisce quando devi dire vengo con la mia fidanzata, vengo con mia moglie, come cazzo lo dici? La lingua è molto importante, la lingua è molto importante, perché bisognerebbe introdurre il reato di femminicidio che non c'è, solo ma peccari, introdurre il reato, te lo dico pure io. Introdurre sì, il reato. Perché se tu dai il nome vedi la cosa. Umberto Eco diceva che gli eschimesi vedono 28 fiocchi di neve diversi, 28, noi due ma ne abbiamo 28 come loro, perché non abbiamo i nomi, senza i nomi è tu così. Non vedi le cose, ma le vediamo lo stesso. Ma cosa vedi? Un'ultima cosa poi mando via. Ringrazialo per queste cose dei 28 fiocchi di neve rispetto alla merda che ogni giorno qui produci, almeno abbiamo i cinesi, i giapponesi, però mi piaceva la poesia del fatto. Scusi, dei 28 dato che lei non è solo cultura, ma è anche lei apprezza la bellezza, apprezza la bellezza, adesso do del lei, apprezza la bellezza nella donna, anche nella natura, nell'umanità, certo, eccetera. Certo. Lei una donna, le piace più col pelo o senza pelo? Oh mamma mia, no, non si può chiedere questa a dottor Somi, è una cosa filosofica, è la filosofia. Mi dica la zanzara, mi dica la sua filosofia, congedo. È una domanda classica che si fa la zanzara. Diciamo che io ho scritto un libro, La bellezza e istruzione per l'uso, che è sui classici, io amo il classico. Ah, lei, ma ti basta così? Sì, mi basta, bravo, mi basta, grazie. Bravo, tu che lei, lei fa parte della mia scuola. Io amo il classico. Lei ama il classico. Lei ama il pelo folto. Benissimo, grazie. Ciao, arrivederci. Ciao. Mamma mia, mamma.